Ed ora occupiamoci di una importante operazione portata avanti dalla Guardia di Finanza di Pescara in collaborazione con le Fiamme Gialle di Teramo, operazione definita Drug Market, che ha permesso di scovare un giro di stupefacenti su tutti droga, su tutti cocaina ed hashish, che era destinato ai più giovani. Noi ne parliamo con il nostro Luca Pompei, collegato in diretta con noi. Luca, questo in sintesi, tu hai ovviamente ulteriori dettagli riguardanti questa operazione. Ecco, si tratta Eccoci. di un'operazione importante nell'ambito del piano d'azione Drug Market della Guardia di Finanza di Pescara, che già nei giorni scorsi ha portato al sequestro di diverse piantagioni di marijuana nell'entroterra pescarese. Ebbene, a seguito di un'attività di controllo è stato individuato questo meccanismo, un vero e proprio percorso virtuoso con un giro appunto di droga tra cocaina e hashish che partiva dall'entroterra pescarese e arrivava anche sulla costa. Addirittura venivano in qualche modo avvicinati soprattutto i più giovani anche nelle fermate dell'autobus e anche all'interno di diversi locali. Sono state sequestrate ben 70 dosi già pronte allo smercio, come dicevi giustamente tu, tra cocaina e hashish. È stata denunciata una persona ritenuta insomma in qualche modo la responsabile di questo importante giro di droga. Inquieta, come ha tenuto a precisare anche il colonnello Antonio Caputo, comandante della Guardia di Finanza di Pescara, inquieta questo giro complesso che andava insomma in qualche modo a rivolgersi prevalentemente ai più giovani. Questo certamente fa riflettere, ovviamente le indagini proseguono, ma intanto è stato importante fermare questo giro di droga. Ripetiamo, che partiva dall'entroterra pescarese e raggiungeva anche la costa, addirittura i giovani fermati anche alla fermata dell'autobus. È tutto a te, Anna.